Ciao a tutti, sono Dreamlike Moon e vi do il benvenuto a questo episodio speciale della Rags to Riches. Oggi infatti faremo uno speed build di una nuova casa per Malene e famiglia. Infatti la sua aspirazione è a buon punto, abbiamo messo da parte 35.000 simoleon, abbiamo altri 30 e qualcosa mila simoleon per ricostruire la casa, per cui procediamo con la sfida. Vi ricordo che lo scopo di questa sfida è partire da 0 simoleon e arrivare ad avere alla fine della vita del sim protagonista 100.000 simoleon in contanti e una casa che valga almeno 100.000 simoleon. Quindi procediamo con questo speed build. Pronti? Via!
Ok, gente, questa è la nuova casa di Malene e famiglia. Chiaramente non è finita, più che altro perché ho finito i soldi. E quindi, sì, vabbè, quelle rimarranno per un po'. Quindi fuori non è completata, dentro, vabbè, nemmeno l'arredamento. Comunque ho fatto una disposizione delle camere di questo tipo. Vabbè, zona giorno. Cucina, sala da pranzo, poi qua c'è la camera di Malene e per ora sarà anche la camera di Elisanna, lo studio che è comune. Sopra ho messo la camera di Eva e anche di Annalisa per ora. Questa è la camera di Annalisa quando diventerà più grande, ho fatto un bagno piccolino e poi qua c'è un'altra piccola zona giorno che può fungere da secondo salotto, qualcosa del genere, perché sotto è abbastanza piccola la zona giorno. Per cui qua sì, ci sarà un altro salottino, magari con una TV un po' più grande, più cose, eccetera. E sopra questa sarà la camera di Elisanna e questo è il suo bagno privato, sì, perché Elisanna ha, diciamo, è la mia preferita, più che altro perché è nata prima. Non per altri motivi. Vorrei dire che non faccio preferenze, ma purtroppo è così. E qua vabbè, ho spostato il giardino, l'ho messo qua. Vabbè, non fate caso alle poche decorazioni che ci sono perché ho speso praticamente tutto per la zona giorno. Preferisco arredare completamente le camere e magari spendere tutti i soldi e poi vabbè, fare una camera per volta, ma farla bene, per cui sia la camera di Malene, ma anche a quella di Eva manca ancora qualcosa. Soprattutto devo fare le camere delle bambine, però vabbè, col tempo quelle le sistemerò. Vabbè, poi va arredato un pochino anche qua e qua. Vabbè, l'arredamento manca praticamente ovunque tranne che in cucina e nella sala da pranzo. Un po' di decorazioni, ecco, non tanto l'arredamento, ma le decorazioni. E vabbè, questo è tutto per ora. Siamo rimasti con 75 simoleon, però che cosa importa? Ormai siamo abituati ad avere pochi soldi in questa sfida. Per cui, mi sa che ho dimenticato la luce in bagno. Oh, mi sa che ci va male, ragazzi. Questo quanto costa? No, non posso permettermela. La luce è meno costosa, 70, va bene. Spendiamo questi 70. Viola ci sta? No, fa schifo. Verde, facciamo verde. 5 simoleon, ragazzi, era da tantissimo che non rimanevo con così pochi soldi. Vabbè, domani arriveranno i diritti d'autore. Adesso è l'1:16, per cui vabbè, cerchiamo di resistere. Ok, questo è tutto. Non preoccupatevi perché la casa non farà così schifo fino alla fine. Sarà sicuramente migliore. Soprattutto all'esterno, vabbè, sì, magari anche qua metto una porta e finestra. Vedremo, vedremo. Vedremo cosa fare. Intanto vi ringrazio se mi avete seguita fin qua. Spero che non sia stato noiosissimo perché di speed build o si è capaci di costruire, cosa che non è il mio caso. O sei capace di parlare, cosa che non è il mio caso, oppure si vuole rischiare a mettere musica di sottofondo, cosa che io non voglio rischiare, per cui spero che non sia stato noioso. Intanto vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima, al prossimo video. Iscrivetevi se siete nuovi, mettete mi piace, commentate e ci vediamo appunto al prossimo video. Grazie a tutti per l'attenzione, vi auguro una stupenda, stupenda giornata, ciao a tutti!